L'aria fritta inizia con tapioca e acqua. Portiamo a bollore la tapioca insieme all'acqua e facciamo una pastella. Poi, una volta cotta, passeremo alla fase 2. Andremo a montarla in planetaria. Poi andremo a cucinarlo in forno e il risultato è questo qui. Come il nome stesso vuole, bisogna friggerlo, quindi andremo a friggere l'aria per dare quella parte croccante. Vanno asciugate molto bene perché il grasso si è intrappolato dentro, ok? Quindi è importante scuotere, agitarle. L'obiettivo è dare quel sentore di aria. Abbiamo pensato di iniettare dell'ozono per almeno un minuto per dare quel tocco di alta montagna, quel profumo di neve. Allora andiamo a mettere del sale blu per dare quelle sfumature del cielo. Per dare quell'idea di leggerezza abbiamo pensato a una nuvola di zucchero filato dove andiamo ad adagiare sopra le nostre aree fritte. La serviamo con una maionese vegana al sesamo nero e dei semi di chia. Per completare ci sporziamo sopra dell'aceto di mele cotogne. Avviene una sorta di frittura a livello visivo. Un benvenuto per accompagnare l'aperitivo.